She's beginning to take some heat here. You have to wonder how much more she has left in the tank. Look at her. You can actually see her confidence level starting to wane. Well, I think pride is a big factor in this one, Cole. It always is. I think there's still a lot more to come in this match, and no one is out of it yet. No one. Throne on reason and reality. Cut myself and scream for their insanity. Wake up to this nightmare that will never end. The main attraction of this twisted master plan. Trust nothing but pain to get me through the day. Amici sportivi del grande wrestling, Emanuele Filoni, Davide Montebello, vi dando il benvenuto all'episodio numero 18 targato WWF Genesis. È un episodio che dista 5 giorni dal grande evento di Summerslam. Davide, mamma mia, sì, un evento di Summerslam che ci ha mostrato come Axel, il nostro campione global, è riuscito a ribattere Andy Turner. Sì, quest'uomo invece che sta entrando a sorprese di tutti, direi, perché sì, è stata abbastanza una sorpresa. È riuscito a vincere, ragazzi, niente poco di meno che la Royal Rumble per decretare il proprio futuro, battendo sì, per, cioè battendo, facendo fuoriuscire per ultimo il rientrante John Pranzo. Sì, diciamo che John Pranzo forse come part-timer più che altro, perché non so quando poi rientrerà a combattere, ma comunque sia Slekon ha, ragazzi, dimostrato, ha dimostrato sì, di essere in palla, diciamo, dai. Sì, 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 diciamo che questo è il suo periodo, dai. Sì, diciamo, senza poche barre. E a quanto poi pare, scusa se ti interrompo, a Night of Champions sarà Night of Champions, Slekon. Perché? Perché dovrà annunciare proprio quale sarà la sua decisione riguardante il futuro. Beh, sì, giusto. Quindi, giusto. Buono, sono curioso. Ci sta. Ci sta, ci sta. Poi, ultimo ma non ultimo, Ace Yamashita, vabbè, ha battuto Miss Universo, che... diciamoci che era un match abbastanza, forse un prevedibile, già scritto. Sì, sì. Però è tornata lei, niente po' di meno che la donna con la zavorra più bella del... no, vabbè, fatemi scherzi. È ritornata Akira, che ha tirato due cartoni in faccia a Ace in tutti i sensi. Sì, è vero. Quindi... ma ti stai dimenticando anche di un'altra cosa, non era l'ultima cosa. Perché poi... aspetta. sì, giusto. Ryan Bacon, ricordiamoci, è riuscito a battere il fratello, diciamo, sì, fratello, Trevor Morgan. Solo che giustamente quella brava persona che era all'angolo di Trevor, il buon Dan Valentine, l'ha presa benissimo, ovviamente, come qualunque, e ha attaccato il buon vecchio Bacon, che poverino... non sappiamo che fine abbia fatto, onestamente. E il tutto è stato interrotto da David Johnson, che perché mischiarsi in affari degli altri, vabbè, ma non, più che altro non è che ha interrotto niente, perché Dan Bennett aveva già finito, il problema era quello, no? Che è arrivato troppo tardi alla fine anche David Johnson. Diciamo che voleva, secondo me, aumentare la dose del Valentine. Sì, però beh, comunque intanto passiamo al match, ma che è meglio. Sì. Intanto ricordiamo comunque Slekon cosa ha detto settimana scorsa. Se dovesse battere sia Isma Nasa che Shawn Fily, ovviamente non in due match singoli, in due settimane, insomma, non in due puntate, non tutta la stessa serata,
avrà l'occasione appunto di andare contro Bryan Rydley. Di andare contro Bryan Rydley, sì. Sì. Sì, quindi io mi immagino che la sua scelta di usare la, diciamo, il desiderio più che altro, che è riuscito a vincere con la Battle Royale alla SummerSlam, la Royal Rumble alla SummerSlam, scusa, e allora penso che non preveda il titolo pesi leggeri. No, a meno che non ci sia una stipulazione in palio, qualcosa in palio, perché oltre il titolo pesi leggeri magari... Se fosse Slekon non la farei onestamente, punterei più in alto, però potrebbe anche essere. Però tanto lo sai qual è il problema, che già è tanto. Quindi... che Slekon sia primo sfidante, perché lo sappiamo bene che non ha passato un bel periodo, eh. Lo so, però comunque in queste ultime settimane più che altro si sta comunque comportando tanto calcione qua di Isma, egregiamente direi. Non so se gli però, altri se però anche penso la pensano io penso più che altro che contro gente come Axel, come Soldier, come Storm, come lo stesso Thompson, sì, insomma possa far molta più fatica. Almeno adesso, quello sì, magari se si riesce a rimettersi in carreggiata come Dio comanda, forse magari potremmo riavere mamma mia, è stato qua belli tu belli. Comunque è iniziato bene, molti suplex di Slekon, che secondo me deve trovare proprio la forma, lo spirito giusto per affrontare le ostilità. Sì, secondo me anche in quel periodo qua, poi dove ricordiamo non vinceva molto, quasi niente, intanto qui sì. Forse si è anche un po' perso, non andava più in palestra perché l'avevamo visto anche un po' sgonfio muscolarmente, secondo me. Poi anche con Alexander, insomma, non è che abbia fatto tanto con i Raiota. Sì. Quindi direi che secondo me ha avuto una nuova motivazione. Sì. Implanti di più. Anche poi dovuta dalla mancanza poi di un vero e proprio contendente numero uno al titolo di Bryan Rydley, perché dopo aver battuto Fiulo. Sì, è vero. E Fiulo di certo se l'ha legata al dito e forse ora ripone la sua fiducia proprio in Slekon. Sì, quindi Slekon ha intanto conteggio 1, 2, no, niente. Quindi Slekon ha un bel pesetto sulle spalle. Sì, assolutamente. Anche perché non ci sono più quelli, cioè, pesi leggeri tipo Ultiopada. Comunque Ultiopada da tanto tempo non si vede. Quindi Stefendro è di là a Civilization. Magari Will Theobald ad allenare nuovi prospetti, forse. Sì, sì. Molto probabilmente, direi. Sì. Quindi. Vedremo, dai. Vediamo che Slekon rischia. Cosa si inventa? Vediamo un po'. Bello. Mamma mia, ragazzi. Che colpo da biliardo. Slekon in forma smagliante. Uno, due. E tre, no. Non c'è il tre. Hai detto bene, Slekon è veramente in grande spolvero oggi. Ma non solo oggi. È Slekon di questi ultimi periodi. Guarda, sono contento che sia più o meno ritornato. Attenzione! No. Five Star Frog Splash? Star Frog Splash! Mamma mia! Poi sta dicendo che forse stava inciampando, ha detto. Scusate ragazzi, no, invece stava preparando la mossa. Slekon ha davvero tante mosse, mamma mia. Sì. Isma però intanto si è ripreso, diciamo, il ring, nelle gengive, e bello elbow drop volante. Sì, mamma mia. Slekon, quanto spettacolo, è uno che dà tanto. Però il problema è che più fai così e più rischi. Power Slam. Ma diciamo che comunque la sua vittoria anche a SummerSlam non era neanche data, neanche con l'omicidio. Isma Cutter deviata. Sì, è vero. Quindi diciamo che è stata una sorpresa di quelle proprio incredibile a SummerSlam. Sì. Quindi, schiaffone secco e cattivo. Che fa qui Slekon? Mamma mia, forse ha colpito Isma anche con un mezzo uppercut. Sì, è vero. Forse. Comunque, se non con una spallata addirittura. Comunque, mamma mia, Slekon più una spallata. È un piacere agli occhi. Che fa qui? Slekon, ragazzi, comunque, veramente, sì. Sembra che si sia ripetuto. Cosa vuole ancora, fare? Ancora? No. Terrore. La blockbuster a vuoto. Sì, è caduto. Calcioni in faccia.
caduto anche male sulla schiena. Slekon, questi errori con Bryan Rydley, se ci arrivi non dovrei farli. No, perché Bryan, essendo anche, diciamo, più veloce di lui, perché Slekon forse è più forte fisicamente. Sì, sì, è vero. Rischi, perché Bryan ti può evitare due o tre mosse. Poi con la vada che d'avra. Appunto. Lo spinge all'angolo. No, ho capito che può fare. Seconda corda. No, backbreaker alla Victor Orton. Sì. È vero. Track. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Che male. Sa che è migliorato molto anche lui, comunque sia. Sì. Magari fosse stato questo l'ISMA campione, già avremmo avuto altri ricordi. No. Attenzione. No, questa mossa è rischiosa e inutile. No, infatti, vabbè. Infatti, attenzione, super flex all'esterno. Sì, però secondo me all'esterno per cosa? Secondo me gliela suggerire a Bryan Rydley, perché se no Bryan Rydley alla fine non ha tanta fiducia in Fili e in Shawn e in Isma Nasa. Lo so. Secondo me questa mossa comunque ti fa dei danni pure a te, perché finché la fai sul ring. Sì, però gli fai più a Slekon, chiaramente. Intendo dire che comunque sia, Davide, se uno ti dice di ordine di far del male al tuo avversario, tu segui mosse del genere, mosse spericolate che possono danneggiare molto. Cosa vuole fare qui Isma intanto? Cosa vuole fare? Crossbody! Splash. Sì, crossbody, scusa. Sì, in effetti, vero, c'ha ragione. Anche perché Fili non credo che si faccia mettere i piedi in testa su come, diciamo, combattere un match, perché va bene tutto, però gli può dire: Bryan, ascolta, cioè, bene tutto, ma non è il mio primo rodeo. In effetti non so quanto possa durare poi questa Young Corporation con Fili, più che altro. Sì, infatti. Ma credo che Fili deve stare attento, perché secondo me, se Bryan trova un altro alleato, secondo me lui è il primo che ci lascia. Sì, secondo me. Perché ora, parliamoci chiaro, Bryan Rydley quello che ha voluto ce l'ha. Sì. Oh, Slekon che fa qui. Inverted suplex. No! Sì, mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Un super inverted suplex. Sì. E qui ci potrebbe essere lo schieramento, ragazzi. Secondo me sì, Uno. Due. No. No. Mamma mia. Però qui Isma ha rischiato tanto. Davvero tanto. Mamma mia. Tanto questa sorta di spezzacollo, deviato da Isma con un pugnato laterale. Comunque Isma, anche se non è uno dei più forti, comunque ha uno stile un po' urticante a volte. Capture suplex. Mamma mia. Qua. E questa è una mossa che fa malissimo, ve lo posso assicurare. Problema alla schiena per Isma. Sì. Problema alla schiena per Isma. Alla zona secondo me è caduto male. Sì. Sì, perché non si muove, anche stavo dicendo Giannino, vabbè. Ernest è un attimo preoccupato. Mamma mia. Mamma mia. Cioè, avete presente il coup de grâce? Questo fa ancora più male, secondo me. Sì, questo fa ancora più male, perché comunque tu cadi, diciamo, duro con le gambe sulla zona addominale. Invece il coup de grâce è una sorta di, diciamo, drop kick più o meno. Sì. Per fare un esempio. Comunque, ragazzi, Isma Nasa non c'è più. Lo vedo proprio da un'altra, in un altro mondo lo vedo. Speriamo però che non sia un infortunio, perché veramente sarebbe una bella ammazzata nelle gengive. Slekon? Flash! Lo tiene! Uno! Due! E tre! Slekon vince! Isma Nasa, un mezzo infortunio secondo me, perché hai visto, è rimasto a terra per tutto questo tempo. Sì, non è riuscito ad alzarsi. Vediamo se ci fanno rivedere la manovra con cui, diciamo, che si è fatto male. Sì, il capture suplex, ragazzi. Quella è stata la mossa, secondo me, che ha fatto vincere poi Slekon, dai. Secondo me un Isma che non è riuscito a reggere l'urto bene della caduta. Secondo me. È stato qua, mamma mia, che mosse. Questa fa malissimo. Vediamo se ce l'ho. Ce lo fanno vedere. Questi idioti della regia, dai. Per vergogna, molte persone. Comunque, Slekon vince la prima tappa, cioè quella di battere Isma Nasa. Sì, diciamo, supera il primo livello, giusto per rimanere il primo stato, in termini di GDR, dai. Manca però Fili. E poi Bryan Rydley, ovviamente. Ovviamente, quello sì. Mamma mia. Ragazzi, noi torniamo tra poco, perché tra poco avremo un ingresso di Akira Matsumoto
Anzi no, restiamo. Visto che... No, restiamo. No, perché la regia mi ha detto che... Ok, mi ha dato l'ok per restare. Va bene. Vi ricordiamo come questi... Davide, vi ricordiamo come questi siano atleti professionisti che servono quotidianamente. Bravo, quindi ragazzi, vai, no, non fatelo né a casa, né a scuola, né a piscina, né al negozio, né nel bagno, se vi fate male, specialmente se cadete sul water, sui prati o sul ruscello, sulla torretta. Magari fatelo a letto con una vostra amica, ma non fate presto. Ok, va bene. Se proprio dovete. Non lanciate la gente ovviamente dalla linea cell, però vabbè. Vabbè, dopo aver detto queste cose, Davide, penso che siamo pronti. Eccola qui, la mia zavorrata preferita, guardala lì. Poi che tante volte quando ti guarda, tocca gli manca, mi fa un bait. A meno che non se l'hai fatto mettere. Però il tuo boccone è l'intimo che ho fatto. No. Però vabbè, dai, diciamo che ci si passa sopra quello. Io però mi chiedo una cosa. Come mai, Davide, c'è stata questa trasformazione? Cioè, prima aveva paura di Ace, no? Akira. Ora invece è tornato e sembra quasi il contrario. Non dico il contrario, ma sembra che Akira abbia preso fiducia. Ti ricordo che in Giappone c'è una cosa chiamata il combattere i propri demoni. Beh, non solo in Giappone, direi. Però, vabbè, con un po' di meditazione, un po' di consapevolezza di sé. Sai che i giapponesi hanno tutti quei miti strani. Sì, è vero. No, dunque. Sì. Molto bravo. No, finisci pure di più. No, niente. Ok. Mi fido delle tue parole, dai. No, è una mia, non so, previsione forse. Poi magari sì. Ha paura neanche prima, io lo volevo solo far credere. Ah, non penso, non penso che non era una finta prima. Vediamo cosa da dire, dai. Alla fine, dopo un bel po', sono stata in grado di capire perché sia Mascella se ne sia andata al Giappone. Sapete, quando è arrivata qui non ho fatto altro che piangere come una bambina. In effetti. E indovinate perché? No. Perché il Giappone, lei era il mostro e noi solo le sue vittime. Lei poteva fare tutto ciò che voleva perché eravamo noi a permetterglielo. Ah, quindi un aneddoto del Giappone. Ma qualcuno un giorno è riuscito a batterla. Ma sta canzone messicana? No, è americana, scusa. Non come ovviamente, ma comunque ha una brutta reputazione nel mio paese. Eppure ha fatto qualcosa che nessuno ha fatto. Ha rotto di stima uscita. Credevo che Ace avesse lasciato il Giappone per altre ragioni, ma la verità è che aveva paura. E si è uscita a paura di qualcuno come Alice. E perché non può averne di me? Giusto. Brava Kira, in effetti. Non ha tutti i torti. Ha lasciato il Giappone solo perché era diventata molto debole e non riusciva a tollerare una cosa così. Ecco perché sono qui, perché so di poterla battere. E sono certa, sono sicura. Oh, bene, dai. Sì. Mi piace questo atteggiamento risaiolo di Akira. E a dimostrare aver paura di me quando ho messo piede sul ring a Summerslam. Aveva paura e sia uscita non è invincibile. E sia uscita, può essere battuta. Beh, forse è tornato in Giappone, certo, come ha detto. Sicuro. Mentre penso che Ace, dai, non può restare a guardare, dai. Quello che sta succedendo. Infatti vedo che si sta scurendo un po' l'arena. No, Eccola qua. Blue profondo, aiuto. Allora, praticamente Akira Matsumoto è tornato in Giappone e se no qualcuno le avrà spifferato qualcosa, no? Riguardante appunto il fatto che comunque era stata, cioè lei lo sapeva, però non sapeva che probabilmente anche essa avesse dei sentimenti. Qualcuno probabilmente gli raccontarono qualche storiella e ha capito che insomma qualche storiella che si racconta ai bambini per andare no a letto. però magari hai ragione quando hai detto una meditazione, insomma probabilmente anche questo, sai, no? Che sì, comunque in Giappone hanno molto questa cosa qui, che la meditazione, come posso dire, favorisce anche più prestanza fisica. Sì. Cioè non solo mentale ovviamente, ma pure prestanza fisica, aumenta diciamo anche i sensi. Non tantissimo, però. L'hai sperimentata? No, okay. Io parlo per sentito dire. Ok. Poi, No, io non sono tanto un tipo da meditazione.
non sono proprio il genere di persona predisposta alla meditazione, credo, non proprio. Ok, dai ragazzi, vabbè, comunque come tra l'altro non lo è Ace, secondo me. Beh, non lo sappiamo, sai, è comunque giapponese, quindi non si sa mai, no? Perché forse qualche parte di sé, poi alla fine, cioè, sembra una tipa proprio strana questa, ma se non capisce più di tutti alla fine. Cioè, non è, cioè, non so come descriverla poi, perché beh, magari anche... Ace si comporta così anche perché è venuta, non so, dal passato di Fuse, forse. Beh, potrebbe, Sì, potrebbe, beh, assolutamente. Potrebbe anche essere. Vediamo un po', dai. Che si dicono le due che si guardano. Sì. Tu pazza, tu Akira Matsumoto, pazza. Ecco. Ok. Sì, è vero. Ma se non fosse stata per questa mia pazzia non sarei qui ora a sfidarti. Rivoglio il mio titolo di campionessa delle Divas. La tocca piano, Akira. Sì, Akira, però e lo rivoglio a Night Dreams. Addirittura vabbè. E vabbè, Night Dreams che si prospetta 24 settembre, ragazzi. Sì, un pay per view con i... tu. Vabbè, Night Dreams. Tu vivi in un sogno, Akira. E mai sfiderai per il mio titolo. Cioè, dunque, non accetta la sfida. No. Credi che io sia pazzo? In verità lo sono davvero. Ecco perché sono qui. Ecco perché sono qui con un grandioso annuncio per te e per i fan di Genesis. Signore e signori, da qua presente che siamo usciti a paura di me. Al contrario, io ho un bel regalino per lei. A Night Dreams sono disposta a mettere in palio il mio contratto di Genesis. Se perdo vado via, se vinco torno campionessa. Allora salute i tuoi fans, Akira Matsumoto. Non c'è. Sta attenta Akira perché... No, che errore. Non vorrei che avessi fatto il passo più lungo della gamba, Che errore clamoroso, ragazzi, di Akira Matsumoto. Purtroppo... magari riesce a vincere, però mettere in palio la carriera per un titolo, cioè non so quanto ne vale. Ha parlato di contratto di Genesis, proprio per essere precisi, cioè sì, la presenza Genesis, insomma. Però vabbè. Secondo me è sbagliato. Secondo me sì, infatti, anche a parere mio, cioè troppo strana questa decisione di Akira. E vabbè, ragazzi, stavolta ci fermiamo veramente. Restate con noi per la seconda parte dello show. Try to make it work, but it's
this diet. Why did you stop trying? I never been a quitter, but I do deserve better. Leave me, I will do better. Let's forget the bed, start this new plan. Why? Cause it's the same old routine, and then next week I hear them scream. Girl, I know you're tired of the thing to say. You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. It was the same damn thing. Same ass excuses, boy, you're useless. Whoa! Shut up, just shut up, shut up. Shut up, just shut up. Don't go now, please go. I don't know. Stop the talking, baby. I start walking, baby. Stop the talking, baby. I start walking, baby. Stop the talking, baby. I start walking, baby. Stop the talking, baby. Eccoci di nuovo con voi ragazzi per questa seconda parte di show. Uno show che ci ha mostrato innanzitutto Davide Slekon in grande spolvero, che ha vinto il primo ostacolo, ha vinto anche contro Isma Nasa. Qua Isma Nasa, e settimana prossima dovrà combattere contro quel bel vecchietto qua che si è presto a entrare diciamo per ultimo nella cricca di Bryan. E poi una Akira Matsumoto che è tornata facendo un big annuncio incredibile, direi, perché se a Night Dreams dovesse perdere, dato che ha messo in palio la sua stessa carriera Genesis per avere appunto un match per il titolo, lascerà lo show viola. Che brutta cosa. Cioè, però c'è qualcosa che a me no, e se Machine è troppo sicura di sé, ok, ma nessuno si ma si sono tutti dimenticati di Flora, insomma. Sì, in effetti. Cioè anche noi ragazzi, ma sta cosa comunque di Flora che non si fa vedere, che sta zitta zitta quatta quatta, io starei attento a Night Dreams, perché potrebbe essere veramente l'occasione, anche perché Davide in cui diventa campionessa al primissimo per view tutto al femminile, cioè Money in the Bank in cazzo, cioè entri nella storia. Poi il primo Money in the Bank nel primo per view femminile potrebbe starci, ecco, quindi sì, della prima Miss Money in the Bank, diciamo. Sì, anche. Sì. E quindi sì, potrebbe starci. Infatti io starei molto attenta se fossi sia in Akira che in Ace, perché qualunque modo vada il match, cioè, io penso che sia clamoroso, no Davide? Tu pensa devastate dopo il match, però sì, conoscendole a questo punto dovranno fare quattro occhi, non due, quattro. A questo punto Davide, penso che sia anche il main event, perché è vero che ancora non conosciamo
le lottatrici migliori, no? La campionessa di Civilization, visto che comunque sia dovranno ancora affrontarsi a Night of Champions, a Tina Howard e Karen Blake, no? Però sì, sappiamo giusto, che giusto. La vincitrice di quel match andrà contro, non è una chi? Sally McGorry. Sally McGorry, giusto. Sì, mamma mia. È un Night Dreams che si prospetta bello cazzuto. Sì, sì. In tutti i sensi. Tanto qui Andy Turner, suplex. Mamma mia. Direi forse il più sconfitto secondo me da Summer, perché secondo me sperava di ritornare campione. Turner sto parlando. Sì, sì, certo. Non lo so, secondo me ha fatto, secondo me non do, sai quando succede che tu a volte vinci il titolo, no? Vinci il titolo massimo, ma non sei ancora pronto. L'ho visto con Isma Nasa, no? Sì. Mentre aveva Isma, possiamo dire, perché aveva la valigetta. Sì. Andy Turner, perché? Andy Turner ha avuto l'occasione di sfruttare il main event di Clash of Champions, main event diciamo, non proprio, sì, dove ha battuto appunto Isma Nasa conquistando il titolo. Però vabbè, sì, l'ha perso la pay-per-view dopo, però però stiamo a perdere. Sì, sì, stiamo a perdere. Forse è meglio che sia Axel il campione, perché sto capendo che a volte no, cioè Axel mi sembrava più pronto rispetto a Turner. Sì, è vero che poi l'ha battuto due volte, anche forse più motivato, sì, è secondo vero me. E Axel non ha mai perso match singoli, quindi infatti però deve stare attento, perché a Capital Punishment comunque sarà una sfida fra tricille. Sì, ce l'ho fatta dire senza incartarmi. Quindi come hai fatto, non e lo poi so. Vabbè. E poi ragazzi, ricordiamoci che c'è una persona brutta, sporca e cattiva di nome Dan Valentine, che sì, non dico che possa andare per il titolo, però stai attento. Però devi stare attento anche a David Johnson. Sì. Andiamo al match, dai. Beh, sì, sì. Andiamo sì, al match, dai. Bryan Rydley non si sta comportando molto bene, a parte questa mossa e forse il suplex. Vediamo un po'. No, non riesce. Si sta un po' anche risparmiando. Poi ricordiamo che comunque ha Slekon lì di fianco, e quindi secondo me sta molto attento a non mostrare tutte sì, le sue carte. Però non può perdere Rydley, dai. Adesso contro uno che ha perso contro il titolo, sei contro il campione massimo. Vabbè. Ho capito, però perderebbe contro un ex campione del mondo, non è che perde contro un minchione qualsiasi. Sono d'accordo, cioè, però non può perdere davanti a Slekon, quello ti voglio dire, capito? Slekon ha vinto il suo match, ora tocca a Rydley. Sì, quello è vero, però secondo me a Bryan non gliene frega niente di sto match. Io non ne sono sicuro, perché deve essere un leader lo deve dimostrare sempre di essere tale. Quindi ho capito, però ci sono dei leader che non viene. Certo! Red and White Thunderbolt. Però io magari mi metto nei panni di Bryan Rydley. Mi guardano Isma Nasa e Shawn Fily. Shawn Fily, mio zio, cioè la leggenda, no? Sì. E Isma Nasa il discepolo. E dico, uno ha vinto tutto, però chiede qualcosa in più da me. No? Mm-hmm. E Isma Nasa invece che sbaglia Turner qui, che e Isma Nasa invece vuole imparare da me. Se io perdo il match non impara nulla. Sì, in effetti, cioè io non penso che non gli frega niente proprio, perché alla fine sei un leader e quindi qualcosa forse in effetti hai ragione, anche perché comunque ha un bel peso sulle spalle, come hai detto appena tu. Sì, perché avere entrambi lì all'angolo è una bella self kick però attenzione a Shawn Fily no. Qua quando sa che se lo prende è finita. No, è finita, no vabbè, ma l'arbitro qui è distratto arbitro, arbitro scusa qui però Shawn Fily è intervenuto benissimo pure tu Ernest. Bello questo standing muscle, il match lo sta facendo Turner. Sì, e te l'ho detto. Non è che sta affrontando il primo che passa, Sarà che mi sembra diventato anche un pochettino più grosso fisicamente. No, o no, sono io che vedo male. Si vede che c'hai le cose. No, sembra un pochettino più grosso. No, cioè, non no, tantissimo, Vabbè, forse nei confronti di Rydley è più grosso, ovviamente. Forse per quello,
Non penso che sia una questione di uno, due, no. Ma probabilmente, sai, avendo vicino Axel ti sembra che Turner è più piccolo, ma poi non è sempre lo stesso quello che non è che non lo so, perché non vorrei che bello questo, mamma mia. Rydley non sta facendo nulla, cioè Slekon non batte le mani, sì, però per me questo Shining Bolt, e c'è la sedia, là. La sedia che ovviamente è stata messa dentro da da forze occulte, vero, sì. Isma? Vero? Bravo, lancia la sedia contro Isma Nasa. Vergogna, volevi rovinare il match. Attenzione, Ernest è una persona veloce. Oh no, tentativo di code breaker è andata a vuoto. Era la solita finta di Turner del code breaker. Adesso molla un cartone a Shawn Fily, gli spacca la mascella. Isma Nasa qui deve intervenire, però perché però sì, Ernest, però ok, dai, tanto, quando, Dragon Super Nelson, ma sì, Dragon Super, sì. Mamma mia, guardalo lì come si carica. Io ti ucciderò, Turner, ti farò a pezzi. Ho capito, però calcione laterale, però mamma mia, che dolore. No, attenzione, no, non ci credo. Mamma mia, è finita, ragazzi, l'ho one shotato. Uno, due, tre, ragazzi, e tre, è finita. Cioè, con tre mosse Brenner ha vinto. L'ha fatto stancare, l'ha fatto distrarre e alla fine ha vinto il match. Con tre mosse. Secondo me addirittura una mossa importante. Perché c'è la strada. Però mamma mia ragazzi. Secondo me l'ha beccato sotto la mascella. E Slekon non ci crede, Davide. Marco, io onestamente dico la verità, ci sono rimasti quella sostanza che sei tu. Sì, è vero, direi. È vero, mamma mia, mamma mia, ragazzi. E vabbè, la Young Corporation quindi se ne va a casa con una vittoria almeno, dai. Sì, vabbè, tutti belli festivi festivi, ma tra poco qua invece tocca a lei, sì, tocca alla buona vecchia Ashley. Vecchia, dai. Mica tanto. È un Ashley West che comunque ha voluto fare da buona Samaritana Elite Blade, però Lilith ha detto che non è proprio fiera di quello che sta facendo Ashley. Ma l'ha anche aggredita, quindi dettagli. Dettagli, passiamo di lì. Povere, dai, povere. Assolutamente. Che stasera affronterà un avversario che comunque è da un po' che non la vedevamo sul ring, sì, da un paio di mesetti. Però penso che è la volta buona per Ashley West per vincere una santa volta un match, dai. Io non ci giurerei. Non lo so, neanche io, però. Però se non vince oggi, non vince più. Lo so, però ricordiamo che potrebbe entrare una come le Blade nel match. A rompere le balle. Ah sì, quello sì, quello sì. Però la Blade non so perché, cioè. Boh, se fossi lei, ma neanche iniziare, continuerei questa faida. Non lo so, bisogna vedere se l'è legata al dito o no. Io spero, come hai detto tu, che se ne sbatta altamente, vada in altri, diciamo, in altri campi. Però diciamo Davide, la verità, alla fine è la West a volere, cioè a volere Lil Blade adesso, perché insomma c'ha tutto da perdere la West adesso se non risponde, no, sì, all'accusa. Sì, in effetti, giusto, c'ha ragione, mamma mia. Ehi, guardala lì, bella, festiva e festosa. Sì, quindi, però sul ring ci deve mostrare grande cattiveria, altrimenti sì, una Ashley West che, possiamo dirsi la verità, non è mai stata questa grande minaccia, ma diciamo ha sempre perso, quello è il problema. Sì, non ha mai avuto neanche dire una super prestazione che dice vabbè, ha perso però meritava di vincere, cioè
No, non è come Meg, capito? Che Meg lo fa anche bene ultimamente, assolutamente a me sta facendo molto, però si perde un bicchiere d'acqua poi. Eh sì. Anche perché poi Ashley West secondo me gli hanno mandato contro avversari un po' troppo forti. Sì. Ma inoltre ricordiamo che Ashley West ha anche fatto un suo debutto come part-timer chiaramente in CCL, nostra federazione, dove non ha avuto fortuna, però dai, oh, è stata la prima alla fine, si può dire. Sì, sì, beh, comunque è stata una buona, un buon, diciamo, vantaggio. Intanto sì, Alexandra qua che gli fa assaggiare la lunghezza di tutta la sua scarpa. Ti pongo una domanda, Davide, come mai Alexandra si è persa anche lei, però? Perché parliamo male di Ashley West, della Blade, ma anche di Alexandra. Alexandra, sai che non saprei come risponderti, perché Alexandra avrebbe tutte le carte in regola per essere una delle papabili. Ok, sì. Ora come ora che c'è Ace, né, mica tanto. Però strano comunque che sia retrocessa così tanto, anche secondo me grazie alla rivalità con Fefe, che non gli ha portato a niente secondo me. No. E anche Fefe, grossa, forte, ma alla fine perde. Sì, tutto a fuffo, cioè tutto fumo, niente arrosto. Stavo dicendo tutto fuffo e niente arrosto. Vabbè, dai. Però boh, strano che una come Lex. Oh, mamma mia. Aveva anche l'occasione di vincere Money in the Bank, che però è sfumata dato che ecco, io l'avrei vista bene con Money in the Bank. Sì, in effetti. Sì, forse più di Flora, onestamente. Sì, perché Flora forse su ring è ancora più brava, anzi sicuramente. Sì. Alexandra, Flora, Alexandra non è bravissimissima sul ring, se provo. O meglio, non ha uno schema preciso. È urticante, però finisce lì. Capito? Sì. Non è... Sì, non è che dici è forte. Ho tolto questa gamba, sì, aia. Comunque Alexandra sta dominando il match. Ma come da previsione. Mamma mia. È un Alexandra che sarei curioso di vedere se magari riuscisse a vincere sto match. Cosa si prospetta? Ecco. Beh, certo, però l'avversario non è delle più interessanti. Beh, però comunque ho capito, però batti Ashley West, dici. Vabbè, non avrò battuto una Madonna, però ho sempre vinto. Cioè, pagagliata. Sì, mini treno merci, perché dato che Alexandra non è grossissimo, quindi poi se l'inzaina vediamo un po'. Sì, mamma mia, John Breaker, mamma mia, fa malissimo. Sì. Questo fa malissimo. C'è lo schieramento, ragazzi. Uno, due, ma ti posso assicurare che è da tanto tempo che non vedevo un'Alexandra così agguerrita. Sì. Veramente. Magari potremmo avere. Oh, magari potrebbe riprendersi. Prendere ammazzate Elis, dato che mo sta facendo fuori tutte le ragazze dello spogliato. Cosa ha fatto qui? Beh, sta mossa mi piacerebbe subirla, dai. Beh, uno, due. Vabbè, sì, stava, dall'altra dai. Parte del corpo, però lei intendo ovviamente. Vabbè, dai. È un ancora la paletta Alexandra, vediamo che fa. No, che fa qui? Sbaglia. Non ho capito. Che cos? Se l'è presa con Ernest. Sì. Voleva ammazzare Ernest, vergogna. Ah, ho capito. Qui errore clamoroso. Vabbè, ciao, campa cavallo. Ecco, errore clamoroso di Alexandra questo. Errore anche stupido, direi. Abbastanza stupido. Mamma mia. Tanto, sì, però Ashley, svegliati un attimo, perché. Bello il calcione, bello. Andiamo adesso con si mette qui. Ma dall'angolo, sì. Sì, un po' più di vivacità, sì. Ashley, dai. Che ce la fai? Sì, sembra un po'. Vediamo, sì, vabbè, vediamo. Bello. Wow, mamma mia! Con ponte, wow. Con ponte CL. Uno, due e tre. No. Si salva Alexandra. Sì, mamma mia, brava. Ashley, cosa stai facendo? Ashley, dai, un po' più di cattiveria. Manca la strategia. Ecco, a differenza tua, Meg, è vero che forse può sbagliare. No, è finita. Gli è staccato un braccio. Into the feet, può schienarla. Ma sì. Ma non a differenza di Ashley, Meg ha molto più cattiveria. Infatti combatte anche molto più, diciamo, duro Meg.
Cosa fa qui, no, Alexandra? Alexandra, clamorosa ancora. Si mette a inveire contro i fan. E c'è cioè, veramente un match fra due che sono, guarda, a chi ha il neurone più blocco. Vabbè, diciamo che la più forte è Alexandra, dai. Però si vuole perdere il match, Alexandra. Oddio! Cosa ha fatto qui? Cos'è? Un super teardrop shoot. Mamma mia, che mossa da parte di Ashley West. Sono rimasto senza parole, Davide. Uno, due, e tre. No. Ashley, però. Vabbè, però non se è tu mi fai una mossa e poi dopo stai 10 secondi a fare. Che mo che fa? Ashley, pure tu. Dai, anche sto drop. Prendi meglio di stack. Ecco, così si mena Ashley. È finita. Mamma, cioè Ashley non c'è proprio nel match. Cioè veramente, sì, ok, bella sta mossa, però calcio, vedi? Così si picchia Ashley. C'è proprio diversa la sì. Cosa la fa voglia... capito? Oh, si perde un attimo con ancora? Ernest. Niente, oh, brava Ashley. Alexandra c'ha le sue cose oggi. Sì. Cioè, veramente. Cartone secco e cattivo dietro il collo. Vediamo. Uno, due, e tre. No. Ashley, dai, un po' più di cattiveria, eh. Oh, così, bene. Ashley, metti a segno due mosse di seguito, Ashley. Sì, ecco, sì, la vedo dura. La vedo veramente dura. Che fa qui, Ashley? Vediamo. Che fa? Ecco, va botto. Giustamente. Ashley, ma non rischiare. Sì, si becca pure una neck. È finita. Uno, due, no. C'è Ashley ancora. Mamma mia. Sì, c'è più o meno. Diciamo, mamma chop a gamba all'aria ancora con Ernest. Alexandra sta dicendo qualcosa. Sì, forse conta troppo lento. Sì, o forse ha detto dai, muoviti a finire. Bello questo spezza collo, mamma mia. No, Joe Breaker quasi. Sì, vabbè, diciamo sì, e poi un accento, sì, più o meno, o una cannonata, cannonata, vabbè, un accento, sì, alla fine. Cannolicchio. Cannolicchio. Vabbè. Oh. Dai Ashley, un po' più di. Sì. Ok, vabbè. La cattiveria in sto match si è andata a far bene. Finalmente. Vabbè, diciamo che Alexandra la cattiveria ce la metti, ma Ashley poi. Uno, due. Sì, un Ashley. Non è vivace, cioè non sfrutta l'occasione. No. Chop deviata. Bello. Questa doppia accettata volante. E ancora Senton. Dai, però Ashley si vuole. Sì, vabbè, ciao. Ma va a chiudere, attenzione. Vabbè. Uno, due, e tre. No. Vabbè. Ashley, però se tu mi metti segno una mossa, poi vai subito allo schienamento. Non è che. Vuole chiudere il match. Così. Vuole chiudere il match. Però deve mettere a segno un po' più manovre, perché vediamo qua. Bah, bello, spezza il collo. Bene, ok. Vediamo un po' che fa Ashley. Si perde a risultare quei fan. Bene. Dai Ashley, su, un po' di animo. Ecco, bello. Drop kick alla schiena. Vediamo cosa si mette qui. La guarda Ashley. Non sa che fare. Vediamo un po'. La rialza, no, attenzione. Va a botto, cioè, posso dire brutta prestazione di Ashley? Sì. Mamma mia. Per Breaker di Alexandra. Sì, invece Alexandra sta comportando. Per Alexandra direi un sufficiente, dai. Ashley sì, tanto, sufficiente. È finita, ragazzi. Ashley, mica tanto. Uno, due, e tre. No. Oddio, era una bella visuale quella, Sì. In effetti. Facciamo per. Beh, per un Ashley secondo me io direi un'insufficienza di proprio di quelle. Sì, attenzione, Alexandra qui ha perso la trepisonda. E che fa qui Ashley West? Vediamo qua se riesce a mettere a segno qualche mossa importante. Suplex. Sì, con lo schienamento. Uno, due, e tre. È un tre. Non ci credo. Forse l'arbitro qua di fronte alle continue provocazioni di Alexandra. Non lo so. Se un 3, però vabbè. Però vabbè, sai che non ci credo mica tanto. Che comunque sarà una nottata, una serata storica. Ashley West vince il suo primo match. Se
con molti ma direi, però vediamo se ce lo fanno vedere tutto. Uno, due e tre, e forse è forse non proprio pulito, secondo me. Siamo là, è proprio questione di frazione di, di centesimo di secondo. Sì. Guarda che scuote l'Hank in modo secco e cattivo. Mamma mia, ragazzi. Vabbè. Oh, Ashley West vince. E la Blade non sarà contenta a questo punto. No, non credo, non credo. Vince il suo primo match dopo secoli. Dopo me. Vabbè, anni, ne so. Però è la vera storia. Non è una roba sbagliata comunque. Attenzione, attenzione, ha chiesto un microfono. Ehi, ascoltami, Lilith, non so proprio cosa ti passa per la testa, ma devo proprio dirtelo. Non merito il tuo rispetto perché tu non meriti il mio. Ehi, hai detto. E sai che intenzioni ho adesso? No, non lo dire, ti prego. No. Non lo dire, hai ragione. No. Sta bene a prenderti. Mamma mia. Su questa è carica mille, ragazzi. E il Babe, dov'è? L'hai vista, Davide? No. Lilith! Vieni! Vattina! Invoco! No, vattina, va via. Vattina, vattene via, Lilith. Perché se no su questa se te prende... Dov'è Lilith? Lilith, venga fuori! Si sta dirigendo verso il backstage. Escusi! Dov'è? Ragazzi, stiamo un po'... E sotto la doccia, corro a vedere. No, Ugly Betty, prenditi un momento per respirare. No, rilassati. Ma perché? Cioè, proprio sai che è cattiva proprio anche lei. Sì, infatti. Ascoltami, Ashley, so che mi vuoi così tanto e va bene, ci sto. Forse non sono più una brava ragazza. Forse ho esagerato stavolta. Lo ammetterai, anche il Blade è consapevole. Anzi, sai una cosa? Facciamolo, Ned Dreams. Tu ed io, Ashley, una volta per tutto. Ma prima facciamo un patto. No, ma no, che ho rovinato un pay per view, ti prego. Non dai, possiamo toccarci a vicenda prima di quel match. E ops, quasi dimenticavo. Ho lasciato il forno acceso, aspetta che... Sì, secondo me. Mancio mi ha rivelato che se solo oserai toccarmi... sarà licenziata. Diciamo che il Blade si è parata, dai. Ha fatto sì che il match avesse luogo. Ops, un'altra cosa, Ashley. Ma da quanto sei single? Ma che ma che cosa c'entra? Il Blade la sta prendendo in giro. Ma tu non hai capito. Beh, il match a questo punto penso sia ufficiale per Nightreign. Ma magari Ashley c'ha più. Però dai, le due non possono toccarsi. E quindi a questo punto neanche le Blade può attaccare Ashley West, se ho ben capito. A vicenda, ho detto. Sì, in effetti. E vabbè ragazzi, torniamo tra poco, dai, per il nostro main event. Restare con noi. Wow. Eccoci con voi, Emanuele Filoni. Oh yeah, Davide Montebello. Per l'ultimissima parte di WWF Genesis, episodio 18. Ragazzi, sono galvanizzato dalla vittoria di Ashley West. Non so se mi sentite. Ah, ecco perché hai fatto l'ora la rientrata alla stile apertura show. Sì, dai, sono galvanizzato proprio da questo. E poi dal match contro la Blade, dai. Oh. Io invece in questo momento vorrei un po' una fetta di galbanino, sarei più felice. Ognuno ha le sue priorità. No, ma anche io un galbanino non lo rifiuto di certo. Però dove vorrebbe lei il galbanino,
No, no, no. E certo il galvanino non te lo vende il soldato qua presente. Che ne sai? Questo mina, questo te lo butta addosso, no? te lo usa come arma. Non hai capito il galvanino, altro che. Vabbè, lasciamo perdere. Che roba brutta, mamma mia. Vabbè. Lei non sta bene. Vabbè, dai. Vabbè. Andiamo a goderci anche l'ingresso di Morris Knight, dai. Campione televisivo. Sì. Vabbè. Ecco, un altro uomo invece brutto, sporco e cattivo. Guardalo lì, mamma mia. Con un barbone che fa provincia. Guardalo. E per la prima volta vediamo gli Originals a confronto, anche se è un match di squadre. Sì, è vero. Questo mi due mi terzi piace. Degli Originals. Sì. E beh, oh, comunque, amici e amici, capisco, fratelli, capisco, però ha capito il punishment ognuno per la sua strada, e quindi sì, sì. È anche, direi, momento di un attimo lasciarsi un po', come posso dire, staccarci un po'. Sì, sì, appunto, è vero, perché è vero. Poi in pay per view non è che ci sono tanti riguardi. Ma io penso che il rispetto sia una cosa, poi la competizione, no? L'agonismo sì. È un'altra cosa, quindi ma finché sana e non sforcia in cose come quello che sta succedendo fra Ashley e Lily Blade, per dire, sì, che è vero, non va molto bene, ci può anche stare fra due amici fraterni. Poi quando sfocia in qualcosa di peggio, mica tanto. Però ci può stare qualche parola di troppo, però sì, è pur sempre una parola. Ma poi anche dato poi per l'agonismo, poi per la fretta, la come posso dire, la voglia di non perdere, la rabbia anche. Io... Sì, la rabbia è un fattore essenziale, poi lo sappiamo nel wrestling. Può stare, non è che siamo degli automi. E poi c'è un'altra caratteristica, l'entusiasmo, l'hype, che soltanto Super Steven ci sa dare. Voglio morire. Ma perché? Guardalo! Guardalo! Mamma mia, che roba brutta. Sulle sedie, amici! Arriva Super Steven! Arriva la routine! Ma perché la routine? Dai! Guardalo! Guardalo! Mamma mia, ragazzi! Comunque, a parte gli scherzi. Adesso si ammazza contro l'apron del ring. La ragazzi. E poi che fa? Oh, andò va? Ah, Joe, guardate, ammirate, drink it, man! Ma perché? Ma no, ma non per Steven, magari! Allora, io già mi immagino la nostra telecronaca del match tra Steven e Morris Knight in quel di Capital Punishment. Che poi attenzione, perché mi è stato appena riferito... Almeno sta arrivando, fra pochi secondi entrerà un uomo un po' sì, più... Sì, sì, ma aspetta, attenzione! Come piace... addirittura... Sta... No, mi è appena arrivata una news... Na Neves. Sì, e si parla di un possibile rematch di Rodda contro Morris Knight. Non so quando, ma si parla di un possibile rematch. D'altronde Rodda non l'ha ancora esercitata. Un ingresso pseudo normale. Grazie, Axel. Grazie. Sì, grazie di esistere. Vabbè, dai, Morris Knight e Soldier Knight hanno fatto un ingresso brutto, dai. Però quello di Axel mi sembra più quello da brutto, sporco e cattivo. Sì, diciamo che Axel, Axel è anche il campione, quindi è quello che si vanta di più, che se la tira. Però, ripeto, devi stare attento, perché la maledizione del primo pay per view, no? Ah beh, sarebbe il secondo Capital Punishment, però... No, veramente quando... sarebbe il terzo. No, anche quarto. No, io intendo primo pay per view dopo che vinci la cintura. Potrebbe colpire anche Axel, togliendo Summer. Cioè, praticamente tu gliela stai tirando. No, però lo sai qual è il problema? Che Axel non ha mai perso. Succede che a un certo punto tu non perdi mai, ti senti così sicuro di te. E poi cadi quando meno te l'aspetti. Sì. E poi fa figura a merda, non vorrei dire. Quindi non vorrei che dire, no? Non vorrei che Axel. Certo, stasera match di coppia vediamo se Axel prende le contromisure, non so. Vediamo un po'. Con tutto il rispetto per Soldier, secondo me Axel mi sembra due spanne avanti. Oh, poi magari Soldier sorprende. Anche Soldier ha battuto Turner. Quindi non è che puoi dire che è sotto Soldier. Ma intanto Soldier contro Axel, giustamente. Giustamente, ragazzi, ricordiamo Steven è già morto.
E poi Mori Smetti che fa qui? Mamma mia, suplex di Soldier intanto. Soldier inizierò bene, Steven, credo l'abbiamo già perso, sì, abbastanza. L'abbiamo perso, ragazzi. Vabbè, crossbody. Ok. Mori Smetti, credo che a Capital Punishment... No! Meno male che Steven si è ribellato. Si è ribellato. Rilevato. È stato rilevato Steven, uno Steven. Ma siete lì, pure tu! Ma... il delirio. E uppercut di Morris. Mamma mia. Comunque, il ragazzi, delirio. Sarà un main event davvero tosto questo. Cosa fa Axel? Mamma mia! Il lancio del Soldier. Del solido dato Axel ancora va bene, si do powerbomb, mamma mia ragazzi, intanto Axel Steven ha detto io vado via io vado via, vado a prendere, ecco, vado a prendere un oggetto, come no, ne vado a prendere altri di mazzate. Madonna santa. Ma cioè, Morris lo ha, non dico distrutto, però poco ci manca. In due minuti lo ha disintegrato, diciamo. Sì, pensiamo a Capital Punishment. Mamma mia, sì, io penso che quello comunque sarà un gran bel evento, perché comunque questi lottatori avranno tempo per prepararsi e quindi di solito no. Sì. Possono dare sfoggio alle loro grandi qualità. Sì. Però a volte lo sai che succede. Poi avremo dei match abbastanza interessanti, direi. Sì. Però lo sai che succede, però che a volte. Succede che succede che quando Steven vuol fare il matto poi subisce queste che hanno stickate nelle gengi, cosa fa qui su mamma mia okay. Stavo dicendo che mi sembrava che Axel fosse due spanne avanti il Soldier. Ma io però ho visto un Soldier che inizialmente ha dimostrato il contrario. Io non ovviamente non tipo nessuno. Axel è uno però... che si fiscia molto, dopo è capace di farti dei contropiedi incredibili. Tanto attenzione. Tanto cambio di avversario. Diciamo una sorta di tag un po'. Oh, attenzione! Sui gradoni. Aia. Mamma mia ragazzi, che botta. Però si alza per in che Morris Knight, quelli gli stavano andando in fronte le caviglie. Sì. Attenzione, qui devi se lo no. Ricordiamoci che Morris comunque secondo me si è legato anche un po' al dito la cosa con Dan Valentine, secondo me. Sì, perché è l'unico match che ha perso. Sì, perché l'ha perso anche in modo netto, tra l'altro. Cioè, non è che lo ha perso. Beh, gliel'ha fatto gliel'ha fatto sudare, però intanto fa bulldog due e non c'è tre, no e tanto qua Steven ha fatto l'acrobazia della vita neckbreaker di Steven, ecco Steven si sta un po' riprendendo, è uscito il Steven Blood. Steven Blood, okay. Mamma mia ragazzi, quasi è venuta così. Avambracciato incredibile, Jackknife. Okay, no, è finita. Jackknife powerbomb su Morris Knight. Steven, cosa sta facendo? Uno, due. Oh, attenzione, forse Steven. Ma dai, Axel poteva vincere, portare la vittoria, ma c'è un imbecille. Chokeslam? Anzi, showstopper, proprio la sua. Sì, vabbè, però deviata in una di. Ha preso un tavolo, attenzione. Il delirio, aiuto. Mamma mia, ragazzi. No, Steven, attento. Steven, cosa sta? Steven, no. Sarà terza corda. Mamma mia, è caduto, Soldier è caduto sullo spigolo con la specchia. Sì, Steven però... non gli va mica tanto male perché gli è arrivato un Morris Knight in faccia. Stavo dicendo in faccia, fai te. In francia. No, dopo le
è lei. Ma Steven non lo schiena ovviamente, perché sa che non lo può battere così, dai. È un po' realista anche Steven. Vabbè, Steven è sempre. Mo si è attaccato il turbo. È diventato super fast Steven. Super Steven, ragazzi. Oh, c'è il tavolo in mano, Steven, e vediamo che. Sì, ma cavallo un po'. Mamma mia, ragazzi. Oh, che fax è qui, bello. Oh, una sorta di back wheel trip. Una sorta di STO. Steven. Ah, sì, giusto, è vero, sì, c'ha ragione. Sì, ho sbagliato la visione della no. Oh, bello. Soldier si vanta qua di avere, diciamo, messo all'angolo Steven, e ora cerca di qua. Vediamo. No. Soldier si prende il tavolo, casino, ragazzi. Oh, Soldier intanto ha apparecchiato il tavolo nell'angolo. C'è un tavolo in un angolo. Attenzione. Chokeslam! Mamma mia. Pam, pugnato di Axel. Che forse ha preso benissimo Soldier. Sì. Andiamo. Lo mette all'angolo, attenzione. Fa Steven ancora. Infatti Steven lo può. Deficienza attacco alla spalla. Vediamo cosa fa Steven. Oh, Jack Knight intanto. Che figuraccia che fa Steven. Sì. La Jack on Knife fa non lo schiena perché super. Flex. Super. Addosso. Mamma mia, ragazzi, che fate? No, è finito. Ma Soldier già a piedi. Forse... Che cosa? Soldier forse è caduto, come posso dire? Piede. Ha preso la facciata, ma si è retto alle corde. Forse non ha subito bene il contraccolpo, quindi non ha subito. Playmaker! Playmaker di Steven. Il delirio. Steven si è salvato Axel, però, Axel volante. Mamma mia, ragazzi, che casino questo main event. Sì, veramente. Il delirio. C'è lo schermetto basta che ruba. Uno. Due. No. E tre Steven. Schermetto. Uno. Due. Vabbè, Steven, pure te che schieni così. Con uno schieramento brutto così, grazie al cardio. Double A? Vediamo un po'? Sì. E double A, lo prende, lo tira giù. Non ci credo. Uno, due. Mentre backdrop bottom da parte di Soldier. Sì, veramente delirio. Cosa sta facendo? No, Steven, però pure tu. Mamma mia, il delirio sto mezzo. Veramente, mamma mia, ragazzi, non c'è niente in palio, però comunque si è preso delle mazzate incredibili. Sì, cioè, vero. Mamma mia, collisione fra Morris e Soldier, sì. Tanto Steven sta... Axel che se l'è cercato di caricare, così era un fatto di suplex. Forse Soldier, ovviamente, essendo piccolino, gli è caduto addosso, ovviamente. Che Soldier è piccolino, giusto? Giustamente, dai. Soldier c'è showstopper. Showstopper. L'ho preso. No, mamma mia, che botta. A tier. Che botta. Ma Soldier, diritti su Steven. Dai, Soldier, va a schienare. Soldier. Non so perché non ha... Forse ha visto Steven un ostacolo. Un ulteriore ostacolo per lo schienamento. No, forse ha visto che non l'aveva, diciamo, il culo parato da Morris. Parliamoci chiaro. Bello. Sì, perché se Steven si rinveniva, Morris era vigile, poteva tirarlo giù. Sì. In qualche modo. È vero. Soldier qui neckbreaker. Steven si becca un neckbreaker. Mamma mia, che casino. Non sappiamo manco noi cosa cavolo dire. Veramente. Quindi. Mamma mia. Soldier sbaglia qui. Sì, mamma. Ginocchiata. Estio. Bravo, sta sai, mentre sto guardando una coppia, guardarne un'altra è abbastanza difficile. Oh, addirittura sul... Super DDT! Pam! Mamma mia! Sul tavolo, mi sa. Sul rottame? Sì. Sulla addirittura! Una carcassa Jack Knife! Sto Steven, attento!
coglione, cioè dai. Soldier maschinare qui, ma c'è Axel, infatti devi lasciare. Sì, ma Steven stava dando le spalle a Soldier pure. Oh, lui. Per due belli, attenzione. Eh sì, mamma mia. Ma lo schieramento. No. Uno, due, e tre. Steven non sarebbe mamma intervenuto, eh. No, ma Steven comunque anche lì stava dando, cioè ho dato dello studio a Steven, stava guardando Axel, non ha visto che Soldier era già sulle pro ring, dai. Sì. Attenzione, Soldier showstopper, niente da fare. Il di showstopper, sì. Oh, forse caccia le palle? Caccio basso, no. Mi cade. Oh no, oddio. Jack, che fa qui? Cosa ho visto? No, oddio, no, oddio, no, oddio, no, no, mamma mia, tavolai, 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 non ci credo. Uno, due, no. Oh, mamma mia. Non ci credo. Di manovra al tartufo. Al tartufo, sì. Backbody drop di Morris Knight, Jack Knight. Senti il gas del tartufo, sentilo, guardalo lì. Se, con la Jack Knight. No, su Soldier. Su Soldier. È finita. Uno, due, tre. Non ci credo. Mamma mia, grande Axel. E attenzione, Axel schiena il suo primo sfidante. Eh sì. Questa è una mazzata nelle, questa è una mazzata nelle gengive importante per Soldier. Sì, è vero. Adesso secondo me, ad arrivato a Capital Banishment, secondo me ci arriverà con un po' il morale, non dico a terra, però. Sì, è vero anche che questo è un tag team match. È vero anche che questo è un tag team match. E forse hanno troppo sottovalutato i loro avversari. Perché hanno iniziato bene, Davide, il match. Sì, sì, sì. Hanno sottovalutato anche Steven, che dice sicuramente non deve avere questa è una pipa. E invece ha venduto non cara la pelle di più. Però secondo me questa è una mazzata importante da parte di Soldier. Concordo, Davide. Cioè comunque più o meno rispetto, dai, fra i due. Sì. Più o meno, vabbè, sempre di mano. Comunque la vittoria anche di Steven, dai. Sì. Sì. Con queste immagini, ragazzi, andiamo nei filoni. Sì. Dai, De Montebello. L'appuntamento è a Civilization. Ciao! Ciao!